ragazzi, sì, sì, ridete voi. Sapete cos'è questo che sembra uno straccio quasi? Questo maglioncino di ciminiglia? No, no, non quello, questo pezzo di tessuto qua. È un velo di tristezza. Sì. Che vorrei mettere sulla testa di tutti quanti noi come se fossimo dei Crazy Mandi. Cominci veramente bene. Crazy Mandi, scritto Crazy con la I. Crazy Mandi. Cominci benissimo. Può essere anche un velo in un tempio che si squarcia perché succede una cosa. Speriamo. Sì. Ma no, una triste. Cosa brutta in genere succede. Però non sei è triste velo. Per cosa? E beh, l'ultima puntata. Vabbè, l'ultima puntata a scuola, l'ultimo giorno è allegria. Sì. E non si fa neanche lezione. Questo è vero. Quindi però potremmo anche andare a fare pane di quelli che lunedì sera non sapranno più che cosa fare senza di noi e mi viene un po' di tristezza per loro. No, anche perché va detto che cordialmente è l'unica trasmissione che non si sa se andrà poi ancora in onda. Certo, certo. Sono 15 anni, 20 anni che non si sa se poi l'anno prossimo. Ma sono 10 anni ancora. Che diciamo no, 15 anni. Ragazzi, in realtà è del ragazzi, poi molto su, meno. Sul perché filo noi dovevamo essere maggiorenni già da un sacco di tempo per vedere certi film. Voglio dire, no, volevo tranquillizzare anche gli amici, colleghi del mio gruppo, che di solito sempre poi sul filo di quei 20 euro in più o in meno ce la portiamo sì, a casa. Sì, di solito sì, però non vorrei che da precariato qui si passasse a esodati. No. Secondo me sì. Siete, cioè, faccio un'osservazione, egli è partito bene con un'osservazione anche filosofica, adesso siamo scaduti un po' sul diciamo banalotto perché c'è il commercialista del gruppo, esatto, che l'ha messa subito perché sul invece secondo me il ragionier Cesare, esatto, quello di cui parlava Elio è un pensiero puramente empirista. Adesso voglio farvi fare questa osservazione. Gli empiristi sostenevano che il fatto che tu tutte le mattine vedi il sole che sorge non ti dà una certezza matematica che domani sorgerà ancora. Okay. Per cui dall'esperienza puoi trarre solo delle certezze parziali, degli auspici, esatto, catastrofisti, no, non è vero, no. realisti. Il discorso è interessante perché comunque implica delle cose, non implica ha delle implicazioni filosofiche non da poco. Dice sì, è vero che è sempre sorto, però c'è il riassunto della, così almeno sentiamo quello che è successo. Ma scusa, è venuta un'angoscia, anche perché il termine catastrofe è composto da due parole, kata e strofe. Voi le strofe le conoscete in quanto musicisti. Kata in greco significa oltre. Certo. Quindi oltre insomma, le che puntata, insomma, ragazzi, io la chiuderei qua perché non so se riusciremo a fare meglio di quello che abbiamo fatto finora. Posso dire, sembriamo la trasmissione delle teste di cazzo. No, anche un po'. No, sembriamo una delle trasmissioni più belle, ma più rompicoglioni sì. della televisione. Mirabella. No, Augias. Voglio dire, Augias che è simpaticissimo. Io tutte le sere ho dato un 4. Matteo. Continui a leggere i libri di Augias? No, vedi DVD di Augias. Ma lui è forte, neanche spiritoso, solo che mi viene sonno già nella sigla. Vorrei salutare Corradona. Allora scacciamo i fantasmi, riassunto. Cordialmente! Don Melenio. Ma se vai negli Stati Uniti e non vai a vedere una partita certo. di baseball, sei proprio commetti un errore, perché è un peccato, sei pieno campionato ed andare a vedere. Linus ha la testa più grossa della mia. E Linus ha 62-64. Di più. C'ha una capacità enorme. Finiamo con un colpo di scena nel mondo delle fiabe. La principessa sul pisello improvvisamente cominciò a muoversi su e giù. 50 o 60, quanti anni di regno fa la regina Elisabetta? 50? 60 o 90, cosa fa la paura nella smorfia napoletana? 60. Ci sono o non ci sono i caciocavalli nella smorfia napoletana? Ci sono. Ah! No! 5-6, quanti sono i cerchi olimpici? 6. Il comitato organizzatore ha già detto che se non si riusciranno a fare tutte le gare che si dovevano fare, non sarà poi una tragedia. Esatto. Tipo che sono andati lunghi un giorno, vabbè, non certo. si fanno i 3000 siepi. Chi se ne fotte? Ho 20 anni, vengo da Imperia e mi chiamo Verduro. Ah, sì. Sì, lo so che è strano come nome, difatti è un soprannome, ma sono abituato. Me l'hanno dato i miei amici, sto repiando il mio, fino a farlo diventare Verduro. Ma io di nome mi chiamo Verduri. Per cui la gara di questa sera è annullata. Esatto. E non c'è un vincitore. Tira di più un pelo di buoi, che esiste sì. il pelo di bue, che è un carro di figa. Non credo, si può provare. Tira di più comunque il carro di figa. Il carro di figa che si tira. Si mettono lì comunque anche loro. Dai, dai, forza. Porta, dai, ma c'ho i tacchi, fa niente, vabbè. Tira. I'm so lonely, she's not there.
caso mi sono perso lunedì scorso, ragazzi. Meno male che c'è ancora la chance. Meno male che la vita ti dà sempre la possibilità. Sigla! Milano! Sta per andare in onda l'ultima puntata, forse in assoluto, di Cardialmente Gigio Leggiavo! Conduce a sorpresa! Lino! L'ultimo giorno c'è il prof. Sacripante. Sono venuto a controllarvi. Buongiorno amici, buonasera. Come state? No, devi dire buonasera, se no sembra registrato. Ma buonasera, è che c'è ancora un po' di luce, gli ultimi reverberi, come il maestro. No, è la luce. Come il maestro. Nel tuo cuore. La luce nel tuo cuore che illumina anche la notte grazie, più scura. Grazie ragazzi. Nel riassunto di questa puntata avete ascoltato alcuni spezzatini della puntata precedente. C'è un goulash di puntata. Da qui si capisce quello che potrebbe essere il contenuto di questa puntata. Per esempio avete sentito un po' di gara, un po' di quiz con Vic, mi pare concorrente. Come si è cavata? A che punto è arrivato? Era andato benissimo. Mi sembrava portato per questo, sì. Preciso, razionale. Poi dopo, a un certo punto, siccome qualcuno l'ho obbligato a fare 8 ore di diretta al giorno perché questo qualcuno era in giro a divertirsi. Era in giro a divertirsi film. Allora a un certo punto ho avuto un crollo subitaneo. E avete sentito anche una barzelletta raccontata da Verdurio, che però mi pare non abbia vinto o non c'è stata la proclamazione del vincitore? Non c'è stata, per la prima volta è caduto questo. Le Olimpiadi. Perché c'era un sospetto di brogli. Purca. Veramente. Purca. E allora c'è la roba delle Olimpiadi? In che senso? Che sentivo sempre qui che il Comitato Olimpico inglese ha stabilito che se per caso una gara non potrà essere disputata è il basso profilo di quest'anno. Bravo. Hanno deciso basta fare tragedie, tipo non siamo riusciti a fare la finale del giavellotto e chi se ne fotte. Sì, perché altrimenti dai quell'impressione di super organizzazione che poi rompe i coglioni. Invece è tanto bello far finta di essere lì un gruppo di tanti amici che fanno delle corse, delle gare. Quindi. E chi arriva prima una grande festa, e poi se non ce la fai a far nulla Vabbè, quindi per questo motivo, in tema di corse, in tema di gare, ultima puntata, campione di stagione del quiz. Avremo in studio, o meglio due in studio e uno in collegamento romano, i tre migliori di questa stagione, cioè Marisa Passera, Nicky che è già di là e Elio che insomma ovviamente basta la parola. Ma io anche quando perdo insomma sono forte lo stesso. Sei sempre forte. Come funziona il meccanismo in questo caso? Allora i tre che sono riusciti a conseguire il 21 pieno si misureranno in una prova speciale. Un po' come il fil rouge a giochi senza frontiere, quelli lì. 10 domande per uno, ma solo un minuto e mezzo per rispondere. Okay. E a parità di risultato prevarrà colui che ci metterà meno tempo. Se ancora ci dovesse essere un ex aequo, la cosa si giocherà a morra cinese. Sasso carta forte. E Marisa, e io sono fortissimo. E Marisa, che è in collegamento, dovrà dichiarare con sincerità che cosa ha gettato. L'altra finale è quella della gara di barzellette. Abbiamo avuto un sacco di raccontatori di barzellette, alcune sono quasi passate anche alla storia. Chi sono i tre concorrenti, Alex? Sono otto. Cioè, sì. Otto? Sì, e dove li metto? Abbiamo fatto 8 puntate di gara di barzellette. Ma non sono tanti, sono 8. Cioè, questo elenco è l'elenco di quelli che sono qui stasera? Data di apparizione. Quindi Luca è quello che ha vinto il 12 marzo, Pitturato ha vinto il 19. Esatto. Carlotta, Fetonte, Susanna Messaggio che ritorna. Bello. Emanuele, Serafino e Luciano. Bene, rimanete con noi per un'ora e mezza perché ne vale veramente la pena. Sì. Volevo darti un consiglio tecnico di cui non hai bisogno, cioè prego, di spalmare i concorrenti lungo tutta la puntata. L'avrei fatto comunque, l'ho fatto perché me l'hai chiesto tu. Ti ho letto nel cuore. Questa canzone si chiama The Last Good Day of the Year e non si riferisce a un pneumatico, no, ma si riferisce a questa sera, perché questo è l'ultimo bel giorno di questo anno. Bravo, perché bravo, l'ultima puntata di Cordialmente. Sei un poeta col dito a gompetta. Bravo. Canta un gruppo di esploratori, si chiamano Cousteau. Voilà. L'ultima bella giornata di quest'anno, che però è ancora lunghissimo. Pensate, se uno alla fine di maggio già deve dire i prossimi 7 mesi, chissà, in realtà no, perché a settembre, ottobre potrebbe anche darsi che cardinalmente ricominci. Potrebbe darsi che ritorni. Però mettiamo che non torna, pensa tutta una vita da oggi senza. Bravo. Arrivano messaggi ovviamente disperati da parte di ascoltatori. Per esempio, scrive un anonimo, un tassista, dice appunto: tipo, io che faccio il tassista, cosa faccio? Con cosa riempio il lunedì sera senza clienti? Ce l'ho. Prego. Dio tassista.
che oltre a essere un un'espressione improperio, è anche un augurio, un auspicio. Certo. L'inizio di stasera, scrive Fabio, era degno del miglior Gabriele Laporta. Bravo, certo. È vero, bel paragone. È vero. Forte Laporta. Beh, ottimo, quindi. Buono. Sì, sì, quindi ciao, vi ascolto da Tokyo, dove c'è appena stato un terremoto abbastanza forte. Flavio, che però mantiene la calma, evidentemente tutto quanto a rete. Ma non è che l'abbiamo scatenato noi. Flavio? Subito dopo. Da, tu dici, nel senso, ma che pessimismo cosmico, ma come è andata? Ma no, per quello che ha detto Faso prima, cioè non è che se è vero. Che ci è arrivato il messaggio, non vuol dire che no, però l'avete interpretato in maniera sbagliata, non è così. È così, tra l'altro volevo dirvi una cosa, questi Cousteau che mi ricordano il mellifluo Brian Ferry, diciamolo, cioè questo è il sound, posso dire? Il miglior mellifluo Brian Ferry. Volevo dirvi una cosa, Jacques Cousteau, avete presente Jacques Cousteau? No, vi dico una cosa interessante, lo sapete che è l'inventore della maschera da sub? No, giuro, l'ha inventata lui. L'ha inventata lui perché, la maschera da Zorro. No, perché lavorava per i servizi segreti, ma tipo quelli che fanno gli esperimenti durante la guerra. Ma credo, forse non so se la seconda. La seconda. Non lo so. Ma guarda che è morto da 10 anni, mica da 100. Ma non è vero. Comunque, 15, allora, comunque Jacques Cousteau è l'inventore della maschera da sub, quella di gomma. Veniamo con noi, abbiamo 5-6 minuti per la finale del quiz. In collegamento da Roma, Marisa Passera. Pronto, Mari? Presente. Marisa, mi sentite? Sì, perfettamente. Certo. Posso dirti una cosa prima di cominciare? No, no, non me la devi dire. 7 di mattina. È The Ring. Ma si sa come sei fatto tu, che sei un tipo molto spiritoso, Linus. Ti aspetto a Milano. Senti, sì. Tu hai partecipi a questa finale in quanto sei una delle tre persone, insieme ad Elio e Aniki, che ha totalizzato il percorso netto, cioè 21 risposte su 21 domande nel tempo necessario, cioè entro i 3 minuti. Quindi spareggione questa sera, 10 domande per ogni concorrente, siccome tu sei una signora, diritto di scelta fra le tre buste. Le tre buste che sono, buonasera Marisa, che ciao. Che sono la 1 e la 2 e la 3, come nella migliore tradizione Mike buongiornesca. E chiediamo a te quale vuoi scegliere delle tre, in modo che non si possa poi recriminare, perché una era più facile e l'altra era più difficile. Vai. Scelgo la 3. La 3, benissimo. Allora hai un minuto e mezzo. Ma volevo invitare i concorrenti, come nella migliore tradizione della box, magari a dirsene 4 l'uno contro l'altro. Sei un cretinetti. Ma io sono un blef, ragazzi, sono qui per caso, sono come nella Coppa d'Inghilterra quando la squadra di C2 si trova alle semifinali e dice ma io ho già vinto comunque. Anche secondo me. E vi voglio dire che sono così scema stasera che su un foglio ho scritto solo sbagliata. Per ricordarmi. Ok. Così, sbagliata. Bene, adesso vi staccate l'orecchio a morsi e iniziamo. 3, 2, 1, pronti. Partenza via. Una pianta, un animale, cos'è la zizzania? Un animale. 1300 o 800, quanti litri per il mojito più grande nel Guinness dei primati? 800. Ascende o trascende, cosa fa l'ascensore? Trascende. Privi o provvisti, come sono rispetto ai vestiti gli attori porno? Una pianta, provvisti. Un animale, cos'è la zizzania? Non avevo capito, un animale. 1300 o 800, quanti litri per il mojito più grande nel Guinness dei primati? 800. Ascende o trascende, cosa fa l'ascensore? Trascende. Privi o provvisti, come sono rispetto ai vestiti di attori porno? Provvisti. Manciuria o Manduria, cos'è in Puglia? Manciuria. Sinonimi o contrari, cosa sono onusto e carico? Contrari. Magma o smegma, cosa scotta? Smegma. Pierino Pierone, chi è l'eroe delle barzellette? Pierone. Scaldacazzi o scaldacasting? Com'è la ragazza che scalda i cazzi? Scaldacasting. Australopiteco o Homo sapiens, chi compare dopo? Homo sapiens. Una pianta, un animale, cos'è la zizzania? 1300-800. 800. Ascende o trascende? Trascende. Previo provvisti, come sono rispetto ai vestiti gli attori porno? Provvisti. Manciuria o Manduria, cos'è in Puglia? Manciuria. Sinonimi o contrari, cosa sono onusto e carico? Contrari. Magma o smegma, cosa scotta? Smegma. Pierino Pierone, chi è l'eroe delle barzellette? Pierone. Scaldacazzi o scaldacasting, come la ragazza che scalda i cazzi? Scaldacasting. Australopiteco o Homo sapiens, chi compare dopo? Yeah. Australopiteco. Arca miseria. Comunque bravissimo. Mamma mia. Io darei un 10 perché sul filo di lana. Ma diamoglielo. Brava comunque. Allora, un minuto e mezzo secco. Però ha perso. Aspetta a dire chi ha perso. Diamogli un 10.
Quante ma ne ha azzeccate? A quanto si è fermata? È un minuto e mezzo che è la durata, quindi ci ha messo tutto risposte il tempo, esatte? Tutte e 10. Tutte e 10, ok. Grande. Io farei la manche di Nicky adesso e poi Elio dopo la pubblicità, così almeno è tranquillo anche Alex. Vai. E allora chiediamo a Nicky se desidera. Ma il ciupito di grappa, niente allora. Ah, vai col ciupito. No, guarda, mi faccio questo fondino di Cesare. Dai, vai, vai, vai. Intanto che lui beve, vi voglio dire che lui oggi prenderà parte alla... a questa gara con un nuovo nome d'arte che è Nikkei. Ah, Nikkei, Nikkei, d'accordo. Abbiamo Nikkei. Un minuto e mezzo, vai. Allora, vai. Nikkei 1 o 2? 1. 1, via. 68 o 69, quando l'uomo ha camminato sulla luna? 68. 69 o 68, quale non è una pratica di reciproca oralità? 69. Stella o pianeta, come la figlia di Paul McCartney? Pianeta. Burrasca o burrata, cosa si mangia? Burrasca. Chiama o chiava, cosa fa DJ all'Italia la mattina? Chiava. 69 o 68, bene, per il tempo. Ah. Quando l'uomo ha camminato sulla luna? 68. 69 o 68, quale non è una pratica di reciproca oralità? 69. Stella o pianeta, come la figlia di Paul McCartney? Pianeta. Burrasca o burrata, cosa si mangia? Burrasca. Chiama o chiava, cosa fa DJ all'Italia? 20 o 21, quante sono le regioni italiane? 21. Ordine o controordine, qual è una rettifica? Ordine. Esiste o non esiste a Londra una via chiamata Peto? Non esiste. Martino o Marchino, com'è il frate Campanaro? Marchino. Vado o vengo, cosa dici nell'orgasmo? Vado. Ok. Andata. Andata. Bravo, bravo. 58 secondi. 58 secondi. Bravo, Nicky. Bravo, dovevo dire vado. Allora, tra pochi minuti sentiremo la performance del cantante Elio. Nel frattempo, bevete qualcosa? Forse. Bevi qualcosa? No, no. Dai, no, offro no, io. Ho già fatto. Ma dai, qualcosa, Faso. Ma io vado. Ma io vado. Perché è l'ultima puntata vera. Guarda cosa ho portato. Guarda cosa ho portato. Ullo. La faccia. Mi avevano detto, ma non credevo. Ma non anch'io, ragazzi. Ma niente, una canzoncina carina dedicata a un posto dove ho passato qualche giorno fino a poche ore fa, ma magari ne parliamo un'altra volta, esattamente, sì. Era Hollywood, questa è Radio DJ. Ah, Hollywood, dove tra l'altro, per spiegare magari agli ascoltatori che non seguono tanto l'attualità, Hollywood dove si fanno svariati film. Sì, 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 ho scoperto questa cosa. All'interno degli Stati Uniti d'America, che ricordiamo sono una località. Invece una cosa meravigliosa che molti sanno, ma magari non tutti, è che la famosa scritta Hollywood, quella sulle colline, in realtà era la scritta di un'impresa edile che vendeva villette appunto su quella collina, tipo Hollywood Sales, una roba di questo genere. Ma poi hanno venduto le villette e hanno tolto la scritta, anzi stavano togliendola. Siccome la gente si era affezionata, hanno chiesto di mantenerla. Mi immaginavo la versione italiana, che ne so, Palizzi, sì. Costruzione, cioè, no, no, peggio, Impregilo, quella Palizzi roba lì. Palazzi, esatto, Impregilo, proprio una roba orrenda. Impregilo. Posso farti una velata critica, Linus? Caspita. Dovevi raccontarla come una cosa che sapevi da tempo, mentre si è capito che te l'hanno raccontata. No, mentre non è vero, la sapevo da tempo, ti giuro che la sapevo da tempo. Non ti voglio insegnare niente, ma il tono deve essere più. Tra l'altro, sapete che la scritta famosa di Hollywood è così, perché ecco, questo era il tono giusto. Posso dire anche un fact che ho imparato recentemente, pur non essendo andato. Hai presente il monte della Paramount Pictures? Sì. È il Monviso. Ti butto questa bomba così al cervino. No, perché loro fecero Monviso e Cattivo Gioco. Cioè, è un film. Una volta si diceva che fosse il cervino. Comunque lo sapremo tra poco. Allora c'ho un fact anch'io. Se posso parlare degli Stati Uniti, avete presente il Monte Rushmore? Quello con le silhouette. No, non è il Monte Rushmore. No, è il Monte Rushmore. Volevo spiegare che è naturale. Cioè, la natura, pensate i prodigi ha che fatto fa. Le facce sono venute fuori. Uno. Secondo dice, si vede la faccia la di Padre Pio uguale con il faccio del presidente. Ma dall'altro lato non si va mai a vedere, dall'altro lato ci sono le chiappe dei presidenti. Tu scherzi, ma io qualche anno fa sono stato lì, sai, a fare un giro sulle Black Hills, come si chiamano. Sì, e se è vero che da una parte c'è il Monte Rushmore con le quattro facce dei presidenti, dietro su un'altra montagna vicina dove non ci va nessuno, c'è Toro seduto, ma non se lo guarda nessuno. Veramente grande uguale, però è lì.
neanche una bancarella, invece lì davanti San Marino. Precedenti. Beh, ma anche perché un toro seduto non ce lo vedi, in genere lo vedi che pascola. Sentiamo che se siamo ancora collegati con Roma. Pronto, Marisa? Sì, sono qui. Ciao cara, senti, ancora 5 minuti poi puoi scappare. So che hai un appuntamento a cena questa sera. Sì, ma non vi immaginate chissà che, tranne che mi hanno fatto una cena di benvenuto alla quale io non sono presente. Sì, sì, la solita vecchia storia della cena di benvenuto. Ma tu potrei dire io mancavo perché partecipavo al quiz del secolo. Giusto. Senti, hai sentito la performance di Nicky, anzi di Nikkei? Incredibile, non lo facevo così intelligente, cioè conoscendolo personalmente. Erano domande facili, digli così, dai. Erano più facili delle mie, certo. Ma nettamente più facili delle tue. È una questione di saper scegliere la busta, voglio dire, saper scegliere, come cantavano i Rocks. Non c'è da scegliere invece con la terza busta, perché evidentemente è quella che è rimasta. No, che io voglio scegliere. La 2. Perfetto! Bene, hai visto Linus, cioè non hai ragione, ho sempre da imparare da te. Allora, un minuto e mezzo per le 10 domande di Elio. Vai! Pulzella o Puzzetta, com'era Giovanna d'Arco? Puzzetta! Degli Uberti o Pisana, quale farinata si mangia? Degli Uberti! 30 o 36, quanto fa 6 per 5? 36! Tuoi o miei, di quali paesi devono essere mogli e buoi? Eto o etologo, chi studia gli animali? Eto! È sincero o mente, cosa fa buon sangue? Sincero! Pulzella o Puzzetta, com'era Giovanna d'Arco? Giusto, l'hai detto? Pulzella o Puzzetta, com'era Puzzetta. Giovanna d'Arco? Degli Uberti o Pisana, quale farinata si mangia? Degli Uberti! 30 o 36, quanto fa 6 per 5? 36! Tuoi o miei, di quali paesi devono essere mogli e buoi? Miei. E tu, etologo, chi studia gli animali? E tu. È sincero o mente? Cosa fa buon sangue? Mente. Allucinanti o alluci? Come sono i dittori dei piedi? Allucinanti. Reperto o repetto? Com'era il Mauro degli 883? Reperto. Caro economico, come fu l'ermo colle per Leopardi? Economico. Coug o rumble? Come è indicato nei fumetti il tuono? Coug. Fine. Un minuto. Volevo perdere, secondi. Non ce l'ho fatta. Un minuto e tre secondi, wow. E a sorpresa vince Nikkei. Fabrizio. È una di culo, dai. È una cosa che puoi scrivere nel curriculum, questa. Di fisso, stavo per dire proprio questa cosa. Guarda, io sinceramente, vedendo tra l'altro le sue domande, ho detto non ce la fa perché non si basavano sui film. Ho pensato, sarà in difficoltà. Invece vedi che ce la fa. Scusate, vado un attimo di là a aggiornarmi la mia Wikipedia per raggiungere. Volevo solo dirti. Volevo solo dirti che ora torni Nicky. Ok, solo per questo sta, gioco. Okay. Allora, uno sportivo saluto ai tuoi avversari. Beh, sono stati bravissimi e sono stati anche i miei mentori, in particolare Elio, devo dire anche Marisa, ha avuto forse meno fortuna di me anche durante la manche di campionato, cioè al di là dei playoff. Vabbè, un quiz praticamente. Posso dire anch'io, sei un rotto in culo. Matteo, hai scoperto qual è il monte della Paramount? Sì, qui dunque, aspetta. Secondo l'opinione di alcuni valligiani, il Monviso sarebbe la montagna raffigurata nel logo della Paramount, o comunque ne sarebbe stata l'ispirazione. Okay, quindi Monviso, cattiva sorte. Sì. Perfetto. Vabbè. Marisa, sappiamo che devi andare a cena, ma il premio che vinci è rimanere con noi per tutta la sera, anche durante i Vitiellos. Ciao, grazie a te, buona serata. Ciao. Non hai visto ancora niente, cantavano i BTO, Bachman Turner Overdrive. E purtroppo non avete visto niente voi che siete all'ascolto, sì. Che se perché noi fossimo alla mattina vedreste in televisione i momenti durante le canzoni e sapreste cosa ci siamo detti noi in questo. È fantastico. Però vi diciamo solo la domanda e non la risposta. Dai. Ma no, solo la domanda. Ah, perché? A Milano. Perché? Sì. Ma perché invece? No, tutti e due più due. Va bene, allora. Perché una certa celebrity abita a Milano anziché nella regione dove è nata, che è bellissima. E Linus ha risposto perché, e ha risposto il motivo. Ha risposto perché qua. Finito. Voglio ringraziare i giudici del Festival di Cannes che mi hanno detto, anche se non è apparso poi sui media perché si sa che si parla solo di certi argomenti, mi hanno detto che hanno fatto vincere Michael Haneke, hanno fatto vincere Garrone, eccetera,
ma fra loro si sono detti che se cardialmente fosse stato un film sarebbe stato vincitore del festival di Cannes. Purtroppo andiamo in onda in radio e non ci hanno potuto far vincere, ma saremmo andati nella categoria un certain regard. Tra l'altro adesso, sì certo, certo. Avevo letto che L'erba di Grace è un film che ha vinto il festival di Cannes. Sì, ma qualche anno fa. Baffetto anni 70, la tua voce mi serve anche per introdurre la prossima rubrica che ti vede sempre protagonista involontario, fisico direi. Puoi stare qui ancora, tu Nicky, che fai come quelli di Drive-In che ridono quando c'è una battuta. Mi prendo come bene, come nelle sitcom americane. Ma guarda che questa era bella, magari non hai visto il film. Ma scusa, ma io voglio che tu stia qui per ridere. Come ho dovuto fare? Come ha fatto questa volta Hermes? Guarda, questa volta è stata strana e come al solito non facile, perché praticamente mi è arrivato un messaggio e il messaggio era: procurati un ciclostile. Ragazzi, il ciclostile al giorno d'oggi è difficile. Stampavano i volantini al liceo. Quindi sono andato negli scantinati del liceo Cremona, quello che ho fatto io a Milano, in Viale Marche. E l'ho trovato il ciclostile. Mi sono detto: ma perché devo trovare il ciclostile? Allora ho attivato la macchina del ciclostile, che comunque era incrostata da tempo. Giro, provo a mettere dentro un foglio di carta e mi esce il foglio stampato con le poesie. Dico: ma come poteva sapere che proprio questo ciclostile? 20 anni fa. Pazzesco. O forse ha capito che io sarei andato lì. Effettivamente lui dice: dove va a trovare il ciclostile? Nel suo liceo. Come le sue età, ma se era incrostato, sa tutto di te. L'ho pulito, poi per provare con un foglio bianco dico: vediamo se va. Mi sono uscite le poesie. Posso dire una cosa? Ringrazio la musa della poesia, perché Hermes Palinsesto si dedica alla poesia e non tipo a delinquere, perché con una fantasia del genere, se fosse un serial killer, era il delitto perfetto. Cacchio, Allora, quattro poesie anche questa sera. La prima si chiama Contesto e percezione. Dimmi con chi vai e ti dirò se vengo anch'io. Bella. Fa anche un po' ridere. Generoso sì, ma attento. Il magnate romano, vedendo i suoi ospiti divorare tutto, esclamò: au, ma tutto ve magnate. È in vena di simpatia, Hermes. Ma infatti è leggero. È l'ultima puntata, dai. Gli esploratori marziani si incontrano al bar. Ciao, Grobots. È un po' che non ti vedo. Dove eri sparito? Uè, Pritok, ero giù in missione su Venere. Ah, sì? E com'è Venere? Non ci sono mai stato. Ah, guarda, è tutto un altro pianeta. L'ultima si intitola Predisposizione innata. Fin da bambino, il signor Max Meyer ne faceva di tutti i colori. Questo si chiama John Mayer. The Connector. Bravissimo. Come fai a mettere un chitarrista? È un errore, pensavo che non ci fosse la chitarra. Poteva mettere Christian Mayer, il batterista. John Mayer, Shadow Days, questo è Radio DJ, Carmelo Giovane Giavo, ancora 40 minuti, ragazzi. Sembra un po' un countdown verso una sorta di capodanno radiofonico. Che potrebbe essere l'ultimo, ma in realtà potrebbe essere anche uno dei tanti. Un bel messaggio da un ascoltatore che si chiama Pietro. Un bel messaggio da un ascoltatore che si chiama Pietro. Così mi piacete. Ciao Eli, ciao Lino, sono un allievo di Hermes Palinsesto, di nome Pietro, e vorrei proporre la mia poesia ermetica dal titolo Consapevolezza omosessuale. Vai. Molto carina. Mi duole ammetterlo, ma mi duole anche apprenderlo. Questa è bella, bravissimo, bravo. È splendida, bravo. A prenderlo con due P. Con due P. È un grande. È un grande, bravissimo. Bellissima, bellissima. Complimenti. Stupenda. Bene. Piccoli Hermes Palinsesto crescono. Ma questo è grande. Sì. È fantastico. Bellissima. Ve la potete anche rigiocare. Allora, gran finale di Barbe 2012. Il meccanismo, diciamo, questa è una sorta di vetrina, è una gallery. Sì, è un galà, quindi sì. Non importa tanto chi vince. Però è un viaggio attraverso l'umorismo, come abbiamo riso all'interno degli ultimi 4 mesi, come si è evoluto il costume. Direi, ci hanno fatto ridere in questi ultimi 3 mesi, questi 8 raccontatori di barzellette. Eccoli qua. E li ascoltiamo, 3 alla volta. Il primo si chiama Luca e ci fece ridere moltissimo nella sera del 12 di marzo. Un ragazzo va dal farmacista e chiede: vorrei un preservativo perché stasera vado a casa della mia fidanzata e voglio farla godere. Poi esce, ma rientra subito e dice: me ne dia un altro perché a casa sua c'è anche la sorella che è sempre vogliosa.
Allora il farmacista viene da un altro. Il ragazzo esce, ma subito rientra, e dice: me ne dia ancora un altro, perché c'è anche la madre, che ogni volta che mi vede si eccita. Il farmacista allora gli dà un terzo preservativo. Alla sera, il ragazzo va a casa della fidanzata, e si mettono a tavola. In quel momento, entra il padre, e prima di cominciare la cena, dicono la preghiera. Dopo la preghiera, si inizia a cenare, ma il ragazzo non smette di pregare. Mezz'ora dopo, il ragazzo sta ancora pregando, e la ragazza, che è seduta vicino a lui, gli dice sottovoce: non sapevo che fossi così religioso. E lui: non sapevo che tuo padre fosse farmacista. Bravo Luca. Devo dire che a me fa ridere un altro aspetto, cioè che il farmacista venda i preservativi a uno alla volta. Sì. Non come le sigarette fatto in caso, tempo sì. di guerra. 19 marzo, festa anche del papà, a vincere la manche di quella settimana fu un ragazzo dal nome singolare, cioè Pitturato. In un hotel, ad un prete, viene assegnata una stanza adiacente a quella di due sposini novelli. Durante la notte, essendo le pareti molto sottili, il prete sente tutte le effusioni degli sposini e non riesce a dormire. Si sente la voce di lei, molto eccitata. Oh, oh. Oh. Ah, ah. Ah. Sì. 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 E il prete pensa: matrimonium, consumatum, est. Finalmente posso dormire in pace. Dopo qualche minuto, il prete viene svegliato dalla stessa voce, ma un pochino meno eccitata. Oh, oh. Oh. Ah, ah. Ah. No. 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 Ma porc, aia, oia. E il prete pensa: matrimonium, consumatum, ovest. La signora Pitturato, che io ho scambiato per un ascoltatore, è l'ultima di questa piccola manche. Non ti voglio difendere perché non hai bisogno, non ma la signora Pitturato è un po' androgina. Quindi, sì, è vero, quindi può essere presa per un uomo. Il capello corto, insomma. Così, sì. Poi peraltro anche lei, proveniente da una parte d'Italia molto bella, ma non so per quale motivo abita si può dire. Perché qua essendo androgina. Esatto. E andiamo qua. Avanti. Come si chiama la terza? Carlotta. Vai Carlotta. Due amici cacciatori tornano dalla caccia e si fermano per riposare su una collina poco distante dalla casa di uno dei due. Quello a cui appartiene la casa dice all'amico: dato che sul tuo fucile c'è il mirino telescopico, vedi un po' cosa fa mia moglie, sono molto geloso. L'altro guarda e risponde: è insieme al tuo vicino di casa. Allora il primo, arrabbiatissimo, estrae un proiettile, lo consegna a quello con il fucile e dice: senti, sparale in testa. Anzi, eccoti un secondo proiettile, così spari pure a lui, sul membro. E l'amico: ma sai che basta un solo proiettile? Beh, di loro vivono in campagna in un'altra sì, regione. Magari perché era come la pallottola impazzita, quella di John Kennedy. Certo, di Kennedy, no? Sì, sì. Sapete che c'erano 4-5 punti di... e una sola pallottola che rimbalza dappertutto. Sì, sì, ciao. Ci fermiamo 30 secondi e tra poco saranno ancora barzellette, ma non soltanto. Nel frattempo, ancora il goccino. Tra l'altro, voglio dire una cosa, Linus: è bello che non abbiamo bisogno di andare in un'altra regione per fare quello che stiamo per fare. Perché qua. Insomma, c'è un ambientino, Goodbye Kiss, la canzone I Kasabian su Radio DJ, cardialmente gigioneggiavo, ancora 5 barzellette da riascoltare, ma ancora tante rubriche da vivere, per esempio una misteriosa che Elio tiene nascosto ormai da un paio d'ore, mi continua a dire: no, non ti avvicinare, non leggere. Giorni, no, perché ci sono delle anticipazioni. Vai pure con la sigla. Va ora in onda anticipazioni esclusive e voci di corridoio sulla prossima edizione di Cordialmente, la fortunata e longeva trasmissione di Radio DJ che vanta vari tentativi di imitazione, tutti riusciti meglio dell'originale. Conduce Linus! Devo leggere questo? Tutto. Quasi certamente non andrà in onda. Al suo posto una rivoluzionaria ed esilarante trasmissione condotta dai soliti idioti, insomma una ventata di aria fresca il cui titolo dovrebbe essere Omosessuale o Dai cazzo. Beh, insomma, sì. Bello, bello. Se andrà in onda cambierà titolo in Carnalmente Pista di cazzo o qualcosa di bello, più al passo con i tempi, tipo I soliti idioti per intenderci. Se andrà in onda ci saranno sempre di Elio le storie tese, ma doppiati dai soliti idioti che hanno sicuramente più presa sul pubblico più giovane. Il conduttore sarà sempre Linus, ma doppiato da
vecchio, più probabilmente da uno dei soliti idioti. Questo perché Linus ci tiene a lasciare il suo marchio su una trasmissione che comunque resta un fiore all'occhiello alla radio, ma non ha più tanta voglia di uscire di casa dopo le 20:30. Certo... Però posso spezzare una lancia a favore del titolo Carnalmente Pista di Cazzo per l'anno prossimo. Se non è male, cioè, io lo voto. Ma quasi certamente non andrà in onda. Al suo posto una rivoluzionaria e disegnante trasmissione ideata e condotta dai soliti idioti. Quasi certamente. Quasi certamente. Sono le voci, sai, quando, quando certo. parlano voci, di voci, tizio voci. Che andrà dalla. Tale squadra, dall'altra squadra. Sì. Torniamo alle barzellette. Chi è il prossimo, Alex? Fetonte. Ma chi è? Un maschio o una femmina? Ma non lo vedi, Linus? Anche lui è un po' androgino. No, ma anche lui. Di dove sei te, Fetonte? Ah sì, come mai stai qua a Milano? È perché qua. Fetonte. Prego. Un omone grande e grosso e affascinante parcheggia la Ferrari davanti al bar, entra e chiede una birra con una cannuccia. Il barista è stupito, ma si accorge che in effetti l'uomo ha una bocca piccolissima e stretta e la cannuccia è l'unico modo per bere. A quel punto, timidamente, gli chiede: scusi, ma come mai un uomo delle sue dimensioni ha la bocca così piccola? E lui: è una storia lunga. Una volta ero disperso nel deserto e ho trovato una lampada. L'ho sfregata. È uscito un genio femmina, molto carina. Per ringraziarmi di averla liberata, era disposta a realizzare 3 miei desideri. Il primo era diventare molto ricco. Esaudito. Il secondo era essere bello. Detto fatto. Il terzo desiderio era di fare all'amore con lei, ma lei mi ha detto che i geni non possono fare sesso. Così le ho detto: vabbè, mi accontento di un bocchino. E lei gliel'ha fatto lì sul posto senza neanche andare, che so, in un altro deserto. Fantastico. Ritorna anche Susanna Messaggio. Fantastica. Ah, Susanna. Ciao Susi, bentornata. Questa è la canzone, anzi, questa è la barzelletta che l'ha fatta tornare famosa come negli anni '80. Eccola qua. Un giovane frate entra in convento di clausura e il frate priore gli dice: qui c'è l'obbligo del silenzio. Non puoi parlare finché io non ti do il permesso. Dopo 2 anni, il frate priore lo chiama: ti sei comportato bene, ti permetto di dire 2 parole. E lui: letto scomodo. Dopo altri 2 anni, lo richiama: oggi, puoi dire altre 2 parole. E lui: cibo scarso. Passano altri 2 anni, e di nuovo il giovane frate viene convocato dal frate priore: puoi dire altre 2 parole. E lui: vado via. E il priore: meglio così. E da quando sei arrivato che continui a rompere i coglioni? Bravissima. Guarda, anche se non arrivi prima, complimenti. No, ma non complimenti, un galà. Essere presenti. Le 22:33, per chi dubitasse del fatto che siamo in diretta, questa è una canzone bellissima di tanti anni fa, magari non ve la ricordate, erano i Jam, uno dei tanti gruppi nei quali ha militato Paul Weller. Questa è Town Malice, una città chiamata Malizia. Town Called Malice, una città chiamata Malizia. Era Paul Weller dei Jam. Paul Weller che è ancora in classifica? No, beh, lui è sempre primo. In quale classifica? Cioè, non può, delle facce di cazzo. batte sempre, ma di gran lunga, Noel Gallagher e Liam Gallagher, che sono. Sono pari. Sotto? Sì, sotto sempre. Pazzesco. No, ma lui è proprio primo fisso, cioè non può mai perdere. Ah, ma è di non arriverà mai dietro. Sta lì ed è fuori gara quasi. Sì, è come se fosse primo. Un riferimento. Ad onore. È un po' come se fosse. Uno dice: ma Bernie Eccleston è ancora nella Formula 1? Beh sì, lui è la Formula 1. Vorrei salutare insieme al collega Cesareo l'ormai credo 25enne, ma anche di più, ma forse anche trentenne Weller qualche cosa da Buccinasco, che noi avevamo l'avventura di conoscere quando aveva 2 anni fa, perché sua madre fanatica di Paul ha chiamato il figlio Weller. Quindi è già detto: Weller, cosa fai? Vieni qui che sporchi. Weller così. Weller conforti. Senti Linus, prende quota come nome, cioè come titolo per l'anno prossimo, sempre se andremo in onda, cordialmente perché qua.
è il pubblico stesso, però che ci sta mandando in un certo modo, certo, certo. Com'è? Perché, qua, perché qua? Perché qua? Punti di punti. Perché qua? In sospensione. È il momento di Che Storia Channel. Ovvero, ovvero, se te lo sei perso, non ce ne fotte un cazzo. Ce ne battiamo il belino, ce ne strafreghiamo. Sì, proprio così. Strisciando le mani dal pomo d'Adamo al mento ed esclamando: son fatti tuoi. Così? Così. Più volte anche. E sai perché? Perché oggi è l'ultima puntata e anche la storia va in vacanza. Che storia. Che storia c'è. Che vacca. Allora, vai. Un po' di informazioni che ci cambiano la vita. Nelle grotte dei Camuni, in Val Camonica, sono state ritrovate dei ritrovati dei graffiti che descrivono l'organizzazione sociale delle varie comunità. Gli uomini erano per lo più cacciatori e procuravano il cibo, le donne si occupavano dei figli e di tenere sempre acceso il fuoco, ma c'erano anche gli addetti alla pulizia, i cosiddetti spazzacamuni. Ah! Pazzesco, eh? C'è poco da ridere, ragazzi. Cancamuni, spazzacamuni. Il Buster Keaton era veramente un uomo dalle capacità sorprendenti. Buster Keaton, l'attore, intendi? Quello, certo, Buster Keaton, del cinema muto, del cinema muto, certo, del comic, insomma, storico. È noto che l'attore si infortunò gravemente in svariate occasioni e poi continuò a recitare come se nulla fosse, ma sembra che quando morì in realtà fosse morto sei mesi prima, però doveva finire un lavoro e fece finta di niente. Certo. Pensa che dedizione questa persona. Che roccia anche, in realtà era già morto quando ha girato le ultime cose. Nella prima scrittura dello storico. Questo ci insegna che la volontà va al di là, cioè se proprio ti impegni, Nella prima scrittura dello storyboard, Ben Grimm, la cosa dei Fantastici 4, aveva una fidanzata che, sottoposta agli stessi raggi cosmici che conferiscono ai quattro i loro straordinari poteri, avrebbe dovuto avere le sue cose di pietra per 4 o 5 giorni al mese. Immagino che arrivava. Guarda, e poi l'hanno tagliata, però secondo me sarebbe stata forte una Fantastici 5. Ma io sapevo che la fidanzata di Ben Grimm lo faceva arrabbiare apposta quando stavano facendo all'amore. Guarda che ti stai confondendo, È vero! E quello è Hulk. No, volevo dire quello Ben Grimm, perché così lì venivano le scaglie sul caso. La NASA ha tenuto segreto per 30 anni il lancio di una sonda spaziale sperimentale costruita subito dopo l'Apollo 1, la Pelle 1, con un abitacolo in pelle di pollo. Il rientro della sonda nell'Oceano Atlantico inspiegabilmente fece venire a galla tutti i pesci che volevano vederla. Come la pesca con le bombe. È pazzesco. Chiudiamo con questa: il celebre sensitivo Velvet Underground, vissuto alla fine dell'Ottocento, invitava a casa sua tutti i venerdì sera un paio di amici per giocare a 3-7 con il morto. Cosa c'è? Perché deve spiegarla un pochino questa? Perché la devo spiegare? Perché è un po' articolata. È articolata? No, non è articolata. Se devo spiegare questa, vado a casa. È facilissimo. A 3-7. A 3-7. 3-7. 3-7. Velvet Underground. Sono talmente impegnato. Io pensavo alla bara che era fatta di velluto, no, che veniva messa sottoterra, cioè underground. Con il morto, no, cioè, che fa qua fare tutte le congetture più alte e poi la soluzione è quella più stupida. Faceva parte del gruppo dei Velvet Underground anche lui. Anche uno. Questa è Lou Reed, questa è Sweet Jane. Sweet Jane, Lou Reed, dal vivo, dal doppio forse addirittura Rock and Roll Animal, comunque sicuramente da quel bel disco dal vivo di... Non credo 30, che sia ma forse no, di una trentina d'anni fa. Siamo negli ultimi 15 minuti, abbiamo ancora tre barzellette da riascoltare con Emanuele, Serafino e Luciana che stanno scalpitando. Un attimo, ragazzi, Nick è rimasto qua con noi, tranquilli in un angolo, potete rimanere tranquilli anche voi per altrettanto. Scusate ragazzi, non rompete il coglione. Perché va bene le barzellette, rimane simpatia, è un po' perché qua, capito? Qui c'è anche un po' di consultivi da fare ed è per questo che vado a leggervi questo. Pronto? Va ora in onda Cardialmente Gigione Giabo, bilancio di un anno trionfale vissuto pericolosamente, ma anche di un anno pericoloso vissuto trionfalmente da Linus e i suoi amici della Radio Libera. DJ, oh yeah, produce
Eccomi qua! Pacchi! La direzione artistica di Radio DJ nel corso dell'annata radiofonica 2011-2012 ha dovuto incrementare del 200% i presidi di sicurezza di Cardialmente Gigione Giavo, tutto a causa delle fighe che hanno preso d'assedio la sede di Via Massena nella speranza di veder passare i protagonisti di Cardialmente. Primo fra tutti Alex Parolpo. In particolare tre ragazze di Belluno hanno vissuto per 8 mesi nel pozzetto dell'ascensore. Si sono trovate così bene che hanno preso la residenza lì. Anche alcuni membri della sicurezza si sono innamorati, ma non delle fighe, bensì di Alex Parolpo. Alex Parolpo. Grande successo per il Cardialmente Channel sul canale 915 di Sky, che trasmette 24 ore su 24 la vita di Pacchi e di Elio le storie tese tra una puntata e l'altra all'interno del bilocale che dividono con dei trans equadoregni. Fra i momenti più seguiti la figlia per il bagno al mattino, in particolare il momento in cui Pacchi ruba il posto a Felipe in Arte Deborah con la scusa che deve farsi la barba prima di andare a fare DJ Chiama Italia. L'ha registrata. Il principale concorrente di Cardialmente Channel su Sky e Trans Equadoregni Channel, canale 816, che consiste in una webcam all'interno del Watercloth. Forse manca un punto. Il principale concorrente di Cardialmente. Cosa sarà mai un punto? Ma siamo una trasmissione. Il principale concorrente di Cardialmente Channel su Sky è Trans Equadoregni Channel, canale 816, che consiste in una webcam all'interno del Watercloth. Il momento più seguito è quello di Pachi che ruba il posto a Felipe con la scusa che deve farsi la barba, mentre in realtà libera il pitone. Sì. È il momento più seguito, un po' come quando c'era la De Filippi che liberava il cane. Certo. Ti ricordi? Pensavo la De Filippi che liberava il pitone. Certo. Inutile dire che Cardialmente Channel e Trans Equadoregni Channel sono talonati dal punto di vista degli ascolti dal nuovo canale tematico di Sky, e cioè Pitone Channel. Che appena nato sta già avendo grandissimo successo. Certo. L'edizione 2011-2012 di Cardialmente, trasmissione ammiraglia di Radio DJ, è stata così sfarzosa e dispendiosa che a confronto l'Eurofestival in Azerbaigian è stata una pugnetta. In Azerbaigian è tutto talmente costoso, sfarzoso e dispendioso che un adolescente medio, per farsi una pugnetta, deve pagare una tassa di 35 manat azeri, pari a 35,52 euro. È il cambio ufficiale. Sono esentati dalla tassa gli adolescenti che si fanno la pugnetta ascoltando Cardialmente in pubblico con le cuffiette. Come si chiama la moneta? Il manat azero. Manat, che per la pugnetta è perfetto. Il manat, vero. Barzellette? Vai! Emanuele! La sura Peppina, mentre che la lava i panni alla fontana, la ghe domanda alla sua amica Teresa. Teresa, ti, te ghe mai prova l'orgasmo? E la Teresa, no, mi messo sempre trova bene col mio presto. Bella, bravo Emanuele. Sai, mi viene un po' di grotto in gola, pensare che ancora due poi è finita. Perché ci avviciniamo sempre di più, quella sensazione lì. Vabbè, dai, Serafino, va. Tre uomini si perdono tra le montagne durante una tempesta e vagano per ore in cerca di un riparo. All'improvviso vedono un piccolo chalet gestito da tre fighe pazzesche che dicono loro: vi faremo entrare, ma solo se la lunghezza complessiva dei vostri membri maschili sarà 100 centimetri. Passati pochi minuti, i tre sono di fronte al focolare con una tazza di cioccolata calda. Le tre fighe pazzesche, compiaciute, si scambiano cenni di assenso. I tre uomini commentano tra loro. Uno dice: per fortuna che io ce l'ho di 30 centimetri. Un altro dice: per fortuna che io ce l'ho di 69 centimetri. E il terzo: per fortuna che almeno io ce l'avevo duro. Chiudiamo con Luciana. Una signora torna dal mercato con le borse della spesa. Giunta alla porta di casa, viene colta da un attacco di diarrea. Abbandona la spesa sul pianerottolo, corre all'interno e si precipita sul gabinetto per fare la pupù. In questo modo, però, rimane incastrata nel water e non riesce più a sollevarsi. Disperata chiama la vicina. Rosina, Rosina, vieni ad aiutarmi. La vicina corre, ma nonostante gli sforzi non riesce a disincastrare l'amica. Allora chiamano il portinaio. Ma prima che arrivi, la Rosina cerca qualcosa con cui la signora possa coprirsi le parti intime e trova un sombrero. Arriva il portinaio e vede la signora incastrata.
con voce grave e preoccupata le dice: signora, adesso lei la liberiamo in qualche modo, ma purtroppo per il messicano non c'è più niente da fare. Ah, che bello. L'ultima canzone si chiama Big Time, questo è Peter Gabriel. Peter Gabriel, Radio DJ, l'ultima canzone di questa stagione, cardialmente Gigione Giavo, è il momento del karaoke di Mangoni, che credo abbia preparato una canzone un po' diversa dal solito questa sera. Sì. Già definire la canzone mi sembra anche un po' improprio. Qual è il pezzo? Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Buonasera Mangoni. LMFAO. Urca. Party Rock Anthem. Party Rock Anthem, ok. Anthem. Per il professorino che corregge. Mangoni dà una sua interpretazione. La conoscevi la canzone? No, non è il tuo genere, quindi non sono obbligato a conoscerla. No, però mi hanno detto che è famosissima. È un pezzo quindi, che tra i ragazzi ha avuto moltissimo successo. Diciamo che è il brano che se dovessimo chiedere, ma secondo te quale sarà il tormentone dell'anno scorso? questo, infatti. Una buona visione, perfetto. Che tra l'altro è difficilissima, premetto. Sì, sì, per cui vabbè. E i giovani sono mica stupidi, cioè gli piacciono i pezzi compositi. Siamo pronti? Ah, ma fai anche il balletto. Allora. Devo contare perché è difficile. Anche loro devono contare quando la fanno. Party rock, rock, rock. Yeah, yeah, yeah. Woo, woo. Let's go. Party rock and roll tonight. Everybody just have a good time. And we gonna make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the heart tonight. Everybody just have a good time. And we gonna make you lose your mind. We just wanna see it. Shed that. Guarda che bravo, guarda che bravo. Ah, il moonwalk fai. Ed bravo. È subito Milano Marittima. Yeah. Di più. Ed è subito Miami. Vasto. In the club, party rock. Lupo da girci, danno il gioco. Non sto win with the spot. Botti blu ne vedi, shonder block. When the fest ain't got they know. Ti gitta zucca, rock and roll. Have black domino. Get the money out of the door. Yo! And Rudy to the quick, the cold, the swing, the grand old head. And love the devil, eat the from the rock and roll and hole. And love the party rock and then the two, the one, the two. The black rapping on the rock. And the red, the grand old air. Tonight. Everybody just have a good time. And we go back, you lose your mind. Everybody just have a good time. Una domanda solo, Mangoni, la scelta è tua o te l'ha proposta qualcuno che ti vuole tanto bene? Me l'ha proposta qualcuno che ha detto devi fare un gran finale. Buonanotte. Questa notte è per te. Buonanotte, questa notte è. La prima edizione di Cardialmente si chiama Cordialmente Forse. Sì. Pista di lancio forse. Esattamente, sì, quindi quello che facciamo noi è darvi l'appuntamento al prossimo autunno. Forse. Buona estate. Cerca a tutti. Di convincere gli architetti, perché tanto. Cioè ormai qualcosa viene fuori, è chiaro che dici. Sei nelle sue mani tu, nelle mani degli architetti. Mi aiuti a parlare con la categoria? Quindi, va bene, ti certo. Aiuto. Grazie. Se convinciamo loro forse ciao. Non andate in altre regioni. Ciao. Perché qua.